Salve a tutti, nuova puntata del nostro whisky. Oggi ce ne andiamo nello Speyside e ci assaggiamo un Glenfarclas 15 anni, grazie a Ivo Speziali, ex Sherry, invecchiamento come tipico di Glenfarclas, ma soprattutto sulle bottiglie trovate Highlands. già. A tra poco. Eccoci, squadra non solo whisky al completo, Lorenzo Giovannetti, Arnaldo Mongiore Vergano. E con noi Ivo Speziali, più in spirito che carne e ossa, sì. Per quanto noi Ivo Speziali lo vediamo spesso, sì, perché è un partecipatore attivo delle nostre degustazioni. Sì. Più in Glenfarclas che altro, sì, è vero, in Sherry, in ex Sherry. E perché dicevo prima del fatto Speyside Islands? Perché le Speyside sono state create dopo come zona e quindi in realtà una distilleria, anche se sta nella zona dello Speyside, può continuare a scrivere come scriveva prima della creazione della zona Speyside Island. Già. E Glenfarclas fa questo. No, è più che altro che il Farclas ci piace, perlomeno a me. Guarda, ci piace perché loro tipicamente invecchiano ex Sherry, sì, e sì, quindi sì, la mano per fare gli invecchiamenti ex Sherry ce l'hanno, e non per niente abbiamo scelto un Glenfarclas 21 per i 2000 follower, sì, i 3000 sì, follower, sì, non ricordo. Siamo quasi a 4.500 di follower, a 5.000 5.000 chinotto, ragazzi, sì, una cetrata, un'altra cetrata. E devo dire, wow, bello, bello, rose, bello, bello, rose, rose, ma lampone. Sì, è vero, lampone. Ma anche, no, il Mon Cheri, ma il lampone con la cioccolata. Sì. Comunque c'è tutta una sorta di frutta sotto spiga, sì, ecco. Sì, sempre di bosco, mi chiama. Sì. Me. Ma c'è lampone di cioccolata, tanto, mirtillo pure. Sì, sì, c'è questa nota di cioccolata bellissimissima. Ecco, la, non so se tanto a noi la pubblicità ci interessa poco, mi sembra che la Perugina faceva la cioccolata col lampone, che è difficilissimo da trovare, io quando la trovo la compro. Io me la finisco. Quella, e io me la finisco, quella, è quella, buonissima. Se vi piacciono i lamponi con la cioccolata è la vostra droga questa. Sì, però ci sono tutti, diciamo, c'è tutta quella, quegli odori, quella palette di frutti di bosco di piccolo taglio, no? Per cui metto anche sì, ribes sì, dentro, sì, il lampone, il mirtillo. Però bello bello, 46 gradi, tenuti molto bene. C'è una leggerissima nota di malto. Sì, c'è una nota di malto, c'è anche una leggerissima nota sintetica. È arrivata un po' così. Non la senti tu? No, io onestamente no, però. Sì, però c'è un po' di una diciamo leggera nota di solvente. Il lampone con sì, la cioccolata sì, è però secondo me c'è la nota leggermente solvente. Allora, questo whisky potreste annusarlo, boh, non lo so, mezz'ora? Sì. Però dobbiamo assaggiarlo. Grazie Ivo Speziali, l'abbiamo detto. In bocca la sensazione del lampone è lampante. Sì, lampante il lampone, ma non solo, ci sono anche... Ora sembra quasi anche mentolato. Sì, salato. Leggermente salato, c'è fiori, dite caramelle alla frutta. Caramelle alla frutta, ci quelle sono al mirtillo, perché al no? Al mirtillo, ma anche secondo me all'arancia. Sì. Una cosa imbarazzante, veramente. E poi secondo me va un po'. E non è vinoso? No, non è vinoso, no. Anche dal punto di vista gustativo, non senti la stringenza del tannino, no? A volte senti, sì, se fa tanto sherry, che c'è un po' una parte tannica, invece nel Glenfarclas 15 anni questa cosa non esiste. E, però è interessante perché lascia un po', come dire, la comfort zone questo Glenfarclas, perché comunque questa nota spiccata di lamponi non è così, come dire... il primo whisky che sì, si sente così, sì, sì, così netto. Netto, sì, è vero, è questo dicevo, nel senso è così netta la nota di lampone, sì, che sì, quasi ti lascia un po' senza parole, perplesso, un po' sì, perplesso, invece in realtà è molto molto buono. Ti perplime. Per ora, grazie Ivo, l'abbiamo detto. Te la sei finita Ivo? Di la verità, metti un bel commentino, sii onesto. Secondo Sorso lascia anche spazio
un po' le note pepate, poi io ce l'ho ancora e l'ho fatto prima di te. Sì, 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 infatti è molto molto lungo. Dicevo, sento anche la queste sensazioni di salamoia, però. Ah. Il salato della salamoia. E poi mi rimane anche, per esempio, nella persistenza sento anche una nota di tipo cappero, mettiamola così. Ah, addirittura? Sì. Sulla parte finale, quel sale, quel gusto, sì, no, che il lascia... sale sicuramente aumenta, più passa il tempo più aumenta. Io ce l'ho ancora sta lavorando. Il whisky è lunghissimo, veramente lungo. Sì, veramente un bel, veramente... Speriamo sia pure un good swimmer. Io l'ho messo il naso all'interno del, dopo aver messo l'H tendenzialmente, sì, no? Però perdo un po' la nota del lampone, la perdo un pochino, si accentua più quella del cereale, secondo me. Ah, c'è me più va liquirizia più sul confetto e perde un po' il lampone, diciamo. Io sento adesso tanta liquirizia. Ah, addirittura? Sì. Mi manca. Liquirizia, delle note liquirizia dolce. Sì, sì, sì. E anche la nota un po' di cacao, cioccolata. Sì, quella rimane, sì. Ragazzi, bello, 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 assaggio. In bocca come la metti è una festa. Impressionevole, si può dire impressionevole. Anzi, in bocca finisco, grazie io lo speziale, abbiamo detto. Comunque in bocca, cioè, mangi lamponi con la cioccolata. Con la cioccolata, sì. Ed è bello. Bello, non me lo aspettavo. Stasera fa una brutta fine questo concetto. Sì. Dopo forse facciamo un richiamino. Questo Glenfarclas 15 anni è bello, bello. È veramente un bello. 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 Non vedete quanto costa, ce lo dirà Gigismondo. Gigismondo Docet. Sì, anche se poi Glenfarclas i prezzi tutto sommato. Sì, non credo sia. Non era carissimo, no. Ma oramai con gli aumenti degli ultimi 6 mesi, un anno, schizzato. Sì, sì, sì. Però è bello perché c'è questa nota ben marcata di lampone di frutta rossa, sì, che frutti di bosco, impressionante. Siamo sempre abituati un po' a sentire la mela, la pera, la pesca gialla, quando invece questo, sì, trancia gamba tesa, arriva il lampone, il cioccolato, cioccolata veramente, cioè in maniera importante, per, sì, cui è carino per questo. Se vi capita in qualche, sì, festival, assaggiarlo, perché vi dà soddisfazione, cioè nel senso, comunque è particolare. Piacciono i sapori sicuramente, sì. Sì. Sì, e poi comunque la frutta rossa così marcata dal punto di vista anche educativo, no? Sì, di sentire quello... È facile da riconoscere, quindi ha un amico che gli dice, ma lo senti, glielo fate assaggiare, poi gli dice, ma lo senti il lampone, quello rimane così, la cioccolata, quello rimane così, infatti, perché è evidente, proprio, veramente, sì, evidente. In questo caso è divertente per questo. Sì. Ragazzi, che dire, sì, decisamente didattico. Bevete poco, bevete bene, bevete insieme, alla prossima! Ciao! Gunslinger, death bringer, in your blood.